Bentrovati a Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1. Buonasera ad Alessandra Ghizzo, con me in studio Nicola Marchesin alla regia. E come ospiti questa settimana dobbiamo subito presentare il gruppo che ci sta facendo un sacco di versi. Ricordo che la puntata è anche sul sito veneto1.it in video. Abbiamo gli Svertex, che salutiamo. Ciao! Risata collettiva. Difficile. Vabbè, adesso era una risata partita, però aiuto, la serietà qua, la concentrazione. Allora, gli Svertex sono un gruppo del Trevigiano, zona Roncade, si è formato nel 2012, ci hanno portato un CD che non vediamo, ma c'è da qualche parte, Greatest Tits. E gli Svertex sono Tommy Love alla voce, Tony Camomi alla chitarra e cori, Steve Mezzucci alla chitarra, sempre cori, Romero Sanchez al basso. E qua dobbiamo dare il benvenuto, vero? Vabbè, lo daremo dopo. Nakatomo Komo alla batteria. Ciao ragazzi. E non sbaglia mai. Ciao. Un applauso al pubblico che ci segue da casa. Un applauso al pubblico. Ciao mamma. Non avevo detto che genere fanno. Facciamo una sorpresa ai nostri ascoltatori. Vai, signor Tommy Love, un accenno. Allora, ci hanno definito come un gruppo inizialmente jazz, poi siamo passati per la polka. Alla fine abbiamo un attimo dirottato sulla trance e l'acid music, ma ci siamo fermati in pianta stabile sul porno rock and roll. E quindi dovessimo dare un accenno di vocalizzazione? Diciamo un qualcosa che sta... Ma no, io volevo un esempio. Accenno di vocalizzazione. L'italiano. No! E va. Bravo. Beh, ragazzi, perché suonare hardcore? No, hard rock. Cosa ho detto? Bisogna bere solo nei posti. Se ne bere di più, se ne bere di meno, ma questa misura non va assolutamente no, bene. No, purtroppo. Risata collettiva. Aiuto. Perché suonare hard rock? Lo leggo. Questa domanda penso possa rispondere solo Tony Camomi. Non lo sappiamo nemmeno noi. Bene. Questa è una risposta, una domanda risposta. Bene, dovrò cercare altre domande. Diciamo che in gioventù abbiamo ascoltato tanto hard rock, tanto metal, tanto punk, e alla fine è venuta fuori sta roba e l'abbiamo suonata. Non sappiamo fare altro, forse. Ti scusiamo. Ma neanche questo sappiamo fare. Sì, effettivamente. Sì. No, perché è un genere che si trova in più come, diciamo, cover band, tribute band, ma un gruppo che di suo faccia pezzi originali, progetto hard rock, insomma, non è che si scovi molto facilmente. O mi sbaglio? Ma abbiamo fatto una vacanza a Londra. E poi siamo tornati tutti assieme, ma eravamo in 5 località separate di Londra, in modo che ognuno di noi potesse carpire le diverse essenze del rock che puoi trovare proprio a Londra. E da questo viaggio studio molto introspettivo è nato il progetto Svertex. Infatti ci scusiamo per l'italiano, perché sono 30 anni che siamo in Italia. Scuso tutti, italiano difficile. Ci barcameniamo come possiamo, stiamo seguendo dei corsi di aggiornamento, cerchiamo di tenerci al passo. Non vogliamo restare indietro. Italiano per rockers. Sì. Italiano, ok, quanti pezzi ci presentate questa sera? Ma abbiamo un repertorio di 1500 pezzi e questa sera ne abbiamo scelti solo 5 e abbiamo anche dovuto rifarli, quindi sarebbero 10, ma sono sempre comunque 5. Diciamo che abbiamo voluto tenere una scrematura di qualità. Abbastanza, sì. Forse sì. Non c'era l'ombra quella volta. No, dove avete lasciato Steve Mezzucci? Sono qui. Sì, ma forse non c'era Londra veramente. Ma noi stiamo registrando a Londra. Siamo a Londra. Sì. Effettivamente. Ciao mamma. Ma quello che voi dovete capire. Ci scusiamo per il jet lag. Quello che il pubblico deve capire da casa è che probabilmente qui noi abbiamo il corpo di Steve Mezzucci, ma non la mente, anche perché non riescono a stare per motivi di spazio tutti e due nella stessa stanza. Certo. Devo averlo in tasca del giaccone, credo. Ma i nomi, vabbè, posso chiedervelo dopo, i nomi, chi ve li ha attribuiti, ve li siete attribuiti da soli? Questa è una domanda, è una domanda un po' delicata. Il nome è come la pippa. Chi è la mamma? Il papà.
No. Abbiamo solo figli con problemi. Rapidissimamente, no, beh, forse. Tony Camomi. Me l'ha dato il Joe Brex. Dal buon Brex. Tommy Lover, l'unico che non aveva un nome, si è trovato un nome un po' brutto, secondo me. Ho dovuto trovare il nome da solo perché Nakatomo Mizu per le sue origini giapponesi, giusto? Esatto. Steve Mezzucci è... Steve Mezzucci. Vuol dire questi piccoli mezzi. Nonché questi piccoli grandi amori. È l'unica cosa piccola che penso abbia oltre... Vero, Miro, Romero, e invece oggi c'è un battesimo, esatto. No? Un battesimo. Bravo, battesimo. Romero... Insomma, te ti sei scelto il nome tre secondi fa. No, allora, questo è il mio nome vero. Io purtroppo sono scappato dal Messico perché avevo problemi con i narcos e quindi troppe la mia nuvole. Identità resta celata anche per questo motivo, insomma. Mi spiace tanto perché poi non posso salutare i miei parenti, i miei cugini, i miei 8000 cugini in Messico. E ha detto celato, che è un termine... Praticamente italiano. Insomma, scappate e qua iniziamo con la parte live e iniziamo proprio da un primo brano che si intitola Runaway. Come me? Come mio cugino. Esatto. Marco Runaway. E loro sono gli Svertex live a Garage Music. Bravi. Primo pezzo, Runaway. Bravi. Guarda, bravissimi, bravissimi. Abbiamo ascoltato Runaway, loro sono gli Svertex con due X. Bravi. Perché con due X?
perché cosa posso spiegare? Può spiegarlo solo una capo. Vorrei saperlo anch'io. Se lo cercate con una X trovate una squadra di basket indiana giovanile. Forse un istituto o un collegio. Sì. Ah, il nome invece. Sì. Purtroppo ci hanno copiato. Sì, sì. E... addirittura. Non riusciamo a risalire. Ah, loro hanno copiato perché voi volevate già le due X. Allora perché le due X? Perché, allora, praticamente il nostro nome nasce nel lontano 1985 con la prima partecipazione a Sanremo Giovani. Mm-hmm. Ok. In quel momento l'abbiamo scelto e purtroppo questa squadra ci ha plagiato chiaramente il nome, quindi abbiamo dovuto in corso d'opera aggiungere una lettera. L'indecisione era tra una doppia T, quindi sarebbe stato Svertex. Non suonava comodo, sembrava anche un insulto a chi purtroppo ha dei problemi di pronuncia. Potevamo fare doppia S, quindi Svertex, ma sembrerebbe avessimo voluto fare il verso ai serpenti e non volevamo inimicarci il mondo animale. Mm. E quindi abbiamo propenso per la doppia X, che ci dava un taglio molto più giovane. Come, ma quant'è che vi conoscete? Troppo. Almeno da Sanremo Giovani. Almeno. Forse anche prima. Beh, più o meno da quando lui aveva 1-1 con gli interni rosa. Veramente rosa, rosa così tipo. Questi sono, ma questi erano gli interni della mia auto. Questa è una cosa sconvolgente. Beh, ragazzi, insomma, la parte show, la vostra musica, insomma, è... No, chiamiamola pure musica. Scusiamo. È molto sentita, forte, perché cioè è venuta prima l'esigenza di suonare o di salire su un palco? Posso rispondere? Allora, qua devi dire quello che... Diciamo che l'esigenza che per prima arrivata è stata quella di purtroppo riuscire di nuovo a tornare ad accoppiarci con delle donne. Cosa che ci riusciva decisamente male. E quindi avendo finito tutte le cartucce a disposizione, tutte le frecce al nostro arco, abbiamo deciso di provare l'ultima chance per riuscirci, che era diventare dei musicisti e scegliere dei nomi. Esatto, i nomi di... E siamo riusciti a fallire miseramente anche in questa sì. Ultimo disperato tentativo. Col calcio era andata peggio comunque. Sì. Purtroppo. Però abbiamo scoperto questo lato omosessuale. Che sì, adesso devo dire ci piace che... e quindi sì? Andare in tour è sempre bellissimo. Un gruppo fiatato. Sì. Cioè, abbiamo cercato nuove soluzioni. Abbiamo dovuto arrangiarci come al solito alla fine. Ci si arrangia quello che sia. Con la scusa dell'album abbiamo avuto modo di vedere un sacco di tette. Senza sapere di chi sono. Mm-hmm. Ah, però quindi sono. Però c'è stato un toto scommessa su di chi erano le tette e ci siamo passati delle serate molto divertenti. Sì. Perché il progetto allora non è, cioè non siete stati voi a realizzarlo, è stato proprio una cosa che vi ha aiutato. Partecipata, abbiamo degli amici dementi almeno quanto noi. Ah, ok. E questo ci fa onore. Hanno mantenuto l'anonimato. E fa onore anche a loro. Sì. Ah, ma pensa a te, infatti abbiamo fatto chiedevo, ma un chi... aiuto corale da parte di tutti. Sì. Abbiamo fatto questo specie di casting al New Age Club. Questo shooting. Inizialmente eravamo partiti con una videocamera amatoriale, un divano di pelle nero e un paio di uomini abbastanza nerboruti. Poi abbiamo deciso di buttarci su questa perché ci sembrava più in linea con una, diciamo, direzione etero. Beh, e tra l'altro, vabbè, vediamo appunto dei busti di donne, ma anche uomini. Anche uomini e anche uomini. Ciccioni. Ma e gli uomini? Cioè, ah, non siete devi capire voi. Che in questo disco non c'è un addominale e non c'è probabilmente una quarta. Cioè abbiamo delle seste o delle prime. Perché noi siamo... È per scelta. Noi siamo per un ritorno, diciamo, alla bellezza vera. Alla bellezza vera. Quindi, rinascimentale. Sì, questa è la vera musica popolare, quindi pop. Alla fine facciamo pop, abbiamo scoperto in questa intervista. Ok. Beh, ragazzi, si parlava sempre di amore e quindi andiamo avanti con il live. Ci ascoltiamo Love Gun, che è il primo singolo. Primo singolo estratto da questo fantastico album. E loro sono gli Svertex, live a Garage Music. Yeah. Yeah.
torniamo a Garage Music, torniamo con gli Svertex, di cui abbiamo appena sentito Love Gun dal vivo nei nostri studi, e di questo pezzo esiste anche un video. Sì, sì. Preso da un live che abbiamo fatto al New Age. Ringraziamo i ragazzi del New Age Club. E anche le ragazze. Ci vogliono tanto bene, ci accudiscono e ci sfamano con le loro bricioline. Grazie, ci fanno passare delle serate indimenticabili sempre. No, ti dimentichi della serata, è diverso. Delle serate dimenticabili o delle serate dimenticate. Ma la scelta di appunto realizzare un video con questi spezzoni di live è nata sul momento, sul fatto che è un bellissimo video, forse bellissime scene, bellissime sulla riprese. Sulla necessità di far girare la canzone, forse avevamo bisogno di... Poi, no, insomma, beh, abbiamo fatto la presentazione del disco, abbiamo fatto anche il video. Sì, ma anche magari il video su YouTube poteva essere un po' più divulgabile, piuttosto del disco, di SoundCloud, altri mezzi per appunto... Ad esempio? Come SoundCloud o... No, adesso dillo anche noi perché non sappiamo. Sì, altri mezzi come SoundCloud. No, ho capito, o... dice... No, no, beh, l'alternativa che dicevo era realizzare un video, diciamo... Pop? Di... Fiction, no, sai, le storie, raccontare tipo una storia. No, eravamo fuori budget. Tipo un romanzo Harmony. No, eravamo trasportato in video. Volevamo fare un soft porn, ma non c'erano gli attori. Lì avete presentato quindi il CD, CD che è stato realizzato nel 2014. Sì. Da Tommaso Mantelli. L'abbiamo registrato il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Ah, ok. Quindi è santificato. Sì. È stato anche benedetto con dell'acqua santa. Ragazzi. Quindi non abbiamo fatto il picnic. Non abbiamo fatto il picnic a Pasquetta quest'anno. Esatto, rinunciato. Guardandoti non l'avrei detto. È saltato proprio a piedi pari. Risata generale. E quindi comunque là gli abiti un po' sono quelli che vi contraddistinguono anche questo live. Mantenete sempre la divisa di scena, sì. Non sono costumi di scena, sono vestiti normali. Diciamo che se uno non ascolta la musica poi gli fa cagare, almeno ha qualcosa da vedere. Esatto. Che non è che sia meglio, però. Esatto. Grazie Giulia per aver fatto i costumi. Esatto, grazie a Giulia che si è sbattuta. Ah, che bello! No, a noi ci piace, insomma, quando ci sono collaborazioni, quando c'è, insomma, un po' di supporto anche da una base. Secondo me una piccola grande storia di valorizzazione della manodopera locale, certo, del territorio. Poi se la Giulia non era sta gran pezzo, non ci avrebbe fatto niente, penso. Ma cosa? Dai. Beh, ragazzi, aiuto, non so come tenervi a bada. Però e quindi voi avete un, cioè, raccontatemi sì, del vostro seguito, del nostro seguito. Allora, Alessandra, intanto noi volevamo dirti che sei simpaticissima e fai veramente delle battute incredibili. Brava Alessandra, veramente. No, io invece so che, insomma, riuscite ad avere un bel pubblico, insomma, che vi inseguono, anche guardando sul vostro Facebook, sulla vostra pagina. Adesso c'è la fase MILF, tra l'altro. Sì, vero. Cominciamo ad andare oltre a quel target un po' più giovane e a fare presa su quelle donne che vivono di ricordo. Abbiamo cominciato a categorizzare le nostre fan addirittura. Ah, perché dite l'hard rock è un genere che... Sì. No, alla fine alla fine non lo sappiamo, penso neanche noi, abbiamo tanti amici. Sì, abbiamo tanti amici, abbiamo delle famiglie numerose, quindi sì, lui ha tanti cugini, per esatto. esempio. Sì, si vengono dal Messico ogni concerto. Si chiede fare. Cioè, un concerto con 50 messicani non è la stessa cosa che fanno. Ma e l'album vende? Bellissima storia. Sì. Ragazzi, facciamo 1000 copie che conviene. Ok, adesso abbiamo 200 copie a testa, bellissime, per carità, però. No, allora, io devo essere sincero, il CD ha vinto il doppio disco di cartone. No, uno sicuramente. Sì, disco di cartone esatto. Subito nella prima settimana, doppio disco di cartone nel corso del mese successivo. Siamo in lizza per il disco di compensato e speriamo. Speriamo di vincere, che sarà un testa a testa con altri gruppi come i Foo Fighters, che escono anche loro con una proposta nuova, quindi anche Emma Marrone ho sentito.
salutiamo. Ciao Emma. Ciao Emma. Sì, ci sta ciao seguendo. Emma, scusami per l'altra volta. Mi dispiace averti dovuto far correre dal dottore. No. Ma cosa dici? Non ce l'ha raccontata. No, va bene. Andiamo avanti, vi prego. No, perché. Non si scusa. Può. Loro sono gli Svertex, sì. Adesso ci suonano Morning Light, dopodiché lanceremo la pubblicità e torneremo con un altro brano live, ma adesso ascoltiamoci Morning Light. Woo! Woo! Oh. Come inizia? Little boy. Say the things in your eyes.
rientriamo a Garage Music, torniamo con gli Svertex. Abbiamo appena ascoltato Granny's Little Boy dai nostri studi, ti prego Tommy Love, insomma, e siamo con Tommy Love, Tony Camonis, Camonica, Camonica, Steve Mezzucci, Romero Sanchez, Nakatomo Komo. All'inizio dicevo che il signor Romero, la signoretta. È appena entrato, è nuovo, no? Cioè già appunto guardando l'album Speriamo. Si trova un altro bassista, un po' più scoperto. Speriamo chiuda la trilogia dei bassisti. Esatto, è il terzo. Esatto. Conclude una trilogia cominciata con, vogliamo salutare Will Desire. Grazie Will. Grazie Will. Grazie di tutto. Grazie Will. Per la testata. Charlie è un bastardo, Will. Poi vogliamo salutare anche Lou Baggage II, che ha registrato con noi l'album e lo vedete qua, forse è il più bello di tutti, anche perché è nudo. Riposa in pace. Detto anche Latta. 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 Devi sapere che non chiedono niente. Questa nostra maledizione dei bassisti nasce invece con un viaggio in Egitto, dove abbiamo visitato le piramidi di Giza. E all'interno delle piramidi abbiamo scoperto un'ulteriore camera segreta. Io e mi abbiamo... chiamo Alessandra Ghizzo. Grazie. Non può essere un momento, non può essere un caso. Non verrà il nostro terzo bassista, è chiaro, esatto. È palese. Grazie. Quindi, avendo scoperchiato questo sarcofago, forse abbiamo ricevuto questa maledizione fronica. E quindi noi ogni anno siamo costretti a purtroppo cambiare parte della sessione ritmica. Quest'anno faremo il pellegrinaggio a Međugorje e speriamo di risolvere la situazione per compensazione. Per compensazione soprattutto. Va bene, no, invece prima durante la pubblicità mi stavate facendo una lezione d'inglese. Ah, yes, I speak English. The lesson was very good, second me. Danke. Grazie. I wanna gaps. Quindi no, no, spiegandomi un po' il titolo, quello che avremmo ascoltato e che abbiamo appena ascoltato, Granny's Little Boy, che vuol dire cocco della nonna. Cocco della nonna. Come mai cocco questa di nonna? È una canzone, allora, di Ada in con Super Trafra Steve Mezzucci. Tu prendi una proposizione, la metti davanti, hai il concetto della canzone. Una a caso. Forse tutte. Sì. Per Steve Mezzucci, cioè, quindi questa canzone è stata scritta da Steve Mezzucci, allo strumentale, cioè proprio frutto della sua mente creativa, di cui abbiamo una diapositiva. Beh, ma cosa racconta? Parla della vita di Steve Mezzucci, un uomo che si sacrifica per il prossimo, e per la sua famiglia e per i suoi ideali. Per i suoi ideali. Beh, è una canzone che parla dell'onestà proprio. Come se fosse non un concetto, ma qualcosa di fisico che puoi toccare. E cosa fai domani sera, Ale? Io domani dormo. Ok. Ma con chi? Ragazzi. Ma chiedo, che ne so. È straniero, cioè. Mi messo in confusione così. Cioè, io che ne so. Sono un po' imbarazzata. Beh, ragazzi, qua che bella l'ultima canzone. Bellissimo. È un modo delicato per dirci che forse non siamo il tuo genere di proposta musicale. Però no, è un modo delicato per dire che bello che è finita l'intervista. Grazie. La mettiamo subito. Davvero? Ci fa piacere comunque. No, no, perché insomma, dai. Siete difficili. Ma c'è anche la mamma. Ciao mamma. Beh, vabbè, ragazzi. Ciao mamma. Nagatomo. Stop al televoto. Devo prendere un attimo il filo. Allora, le prossime volte avete esibizioni, concerti, volevo dire. No. Allora, il nostro tour mondiale partirà a maggio. Faremo diverse città. Si parte da Catanzaro Veneto con la prima data e abbiamo già un sold out garantito e poi ci sposteremo in altri luoghi. Poi abbiamo il Ciri, in altri laghi. Poi abbiamo anche i fossi. Oh, però Romero mi piace molto perché sta quieto lì nel fangoletto. Ma in Messico funziona così, eh. Non è che puoi parlare al cazzo. Esatto, sì. Perché sennò ti spara. Anche il sombrero, no. Lui ha 8 cugini già morti. Così un po'. Che pulivano piscine. Il sombrero no, fa caldo. Questa maschera invece però è eccezionale. È della Geox, quindi respira. Non fare pubblicità allo zio. Dai, vuoi che è tuo zio, ma.
Si chiama Giovanni Geus. Ho sentito, no? Allora, ragazzi, le prossime date. Non capitano, le possiamo parlare di quelle passate che sono molto meglio. Allora, abbiamo avuto delle date passate. In questo momento stiamo cercando di formare il nostro nuovo bassista, quindi non ci siamo troppo impegnati in quello che sono i live. Chiediamoci. Ma da indiscrezioni ci dicono che il 22 maggio suoneremo di nuovo come ospiti all'Home Rock Bar in zona Fonderia a Treviso, quindi vi invitiamo tutti ad andare da altre parti per non venire a sentire la musica pessima come la nostra. Però siamo quasi nudi. Saremo così a maggio facciamo la muta e quindi saremo diventiamo dei sub. Esatto. Pensavo muci. Sì, impossibile. Proporremo anche un live dove mimeremo per la prima volta la musica, sarà un progetto fusion. Air guitar, air drum. Sì. E anche voice. Air, proprio air music. Ho capito. E per quanto riguarda il nuovi pezzi, nuovi progetti, nuovi video. Non ho sempre in cantiere. No, stavamo ridendo per forse la c'è in cantiere qualche pezzo. Quindi stiamo c'è il cantiere dell'Expo e anche il cantiere degli Svertex e noi stiamo facendo qualche pezzo che però non viene. No, c'è Spieber che ci ha chiesto se poteva farci un videoclip, ma ora non stiamo rifiutando. Mi ha detto guarda. No, stiamo lavorando su dei pezzi nuovi anche perché abbiamo cambiato la formazione, quindi cambiano un po' le dinamiche anche della musica. Ho detto dinamiche. Disco. Mamma mia. E quindi vedremo cosa ne uscirà. Chissà cosa ne uscirà. Sicuramente sarà una figata. Quindi per seguirvi, per seguirci dovete trovarci. E loro sono gli Svertex decisamente molte con due X. Sì, io posso inseguirli, li troveremo. Il prossimo pezzo si chiama Natural Born Killer. Dillo con parole tue. Aspetta, dobbiamo rivederci per un secondo con Natural compra una vocale. Allora, il prossimo pezzo è Natural Born Killer. Ma non era con la S finale? Era un test per vedere se stavi attenta. Ma io sì che sono attenta. Dai, presentiamo questo pezzo e poi ci salutiamo. Presentalo tu. Questo pezzo è stato il nostro singolo di Natale. Si capisce che lo è dato da questa atmosfera natalizia proprio per me il disco. Davvero, perché abbiamo fatto di tutto per riuscire a farlo uscire in contemporanea con un video che ha dei risvolti molto profondi e introspettivi che vi invitiamo a vedere su una piattaforma che è YouTube. Il video è presente. No, non ce l'hanno passato perché i contenuti erano troppo scabrosi. Questa canzone parla proprio del Natale, dello spirito del Natale. Ed è uscita nel giorno della vigilia di Natale, pensa un po'. Sì, proprio abbiamo esagerato. Abbiamo investito tutto. Un regalo di Natale per i nostri fan. Potresti fare uno sforzo e spiegarlo. Cosa? Il vero senso della canzone. Sì, allora la canzone parla del difficile rapporto che c'è, lega uomini e donne nel 2015, in un contesto dove la tecnologia da un lato ci unisce, ma dall'altro ci fa sentire distanti come persone. E per noi questa tematica è molto importante perché siamo per un ritorno all'analogico e alla fisicità. Bravissimo, perché è l'unico che sai testo. Con queste parole noi siamo arrivati ai saluti, all'ultimo pezzo appunto che ascolteremo adesso, e ai ringraziamenti. Ringraziamo Tommy Love, Tony Camoni. Camoni. Grande Camoni. Avevo scommesso 500 copechi che non avresti mai detto giusto questo nome e ho vinto 500 copechi. Ti devo 500 copechi. Mi devi 500 copechi. Ti aspetto domani in aeroporto per il cambio. Ok. Steve Mezzucci, Romero Sanchez, Nakatomo Komo. Yeah. Grazie agli Svertex per essere stati con noi. Grazie Svertex per essere stati con noi. Grazie. Complimenti. Io ringrazio Nicola Marchesin che è la mia anche noi ringraziamo Nicola Marchesin. Un saluto da Alessandra Ghizzo. Anche Alessandra Ghizzo. Ci ascoltiamo Natural Born Killers. Loro sono gli Svertex. Bravi. Ciao, alla prossima. Ciao mamma. Questa canzone arriva direttamente dal girovita di Steve Mezzucci, Natural Born Killer.